in quel campionato. Vogliamo capire le troppe stranezze che ci sono dietro a questo processo, le intercettazioni che non si trovano più di Facchetti e Pairetto, perché i PM non vogliono arrivare a sentenza, perché il capo dei procuratori manda la lettera e non vuole la casoria, per quale motivo avviene allora, tutto questo? Allora, io sintetizzo, su una cosa credo che dobbiamo essere d'accordo tutti con Angelini, è importante che si arrivi a sentenza, no? Sono tre i giudici del 2020. Il dramma però è che, stante così le cose, quasi certamente il processo dovrà ricominciare da capo con un nuovo giudice. No. C'è una possibilità molto remota, mi dicono, che il nuovo giudice dica va bene, prendo per buone tutte le testimonianze che ci sono state, cioè, ripartiamo più o meno da qui, essere. Ma è una possibilità estremamente remota. Tutti. A questo punto, quando si ricomincia, scadranno i termini. E sapete cos'è la cosa assurda? Che chi doveva alla fine dare una sentenza più credibile, con calma, con tutti i distinguo, perché l'abbiamo detto mille volte noi, ciò che è un reato per lo sport non lo è per la giustizia ordinaria, però la giustizia ordinaria ha mai una bandiera, non ce la fa, a causa di questa serie di battibecchi interni a un tribunale, ci chiediamo perché non funzioni la giustizia in Italia, per fortuna penso che la stragrande maggioranza di voi non sia stata toccata mai da un processo, ma tutti voi che ci state seguendo avete seguito questo processo come fosse anche una parte vostra, perché il tifoso interista, milanista, juventino, della Lazio, arbitri e quant'altro, volevano alla fine arrivare a una risposta. Ma pensa alle cose più gravi. La risposta è che la giustizia italiana a Napoli, non solo a Napoli, ma soprattutto a Napoli in questo caso, ha miseramente fallito un'indagine che sta miseramente fallendo, che è iniziata nel 2005, perché non mi ricordo l'indagine è iniziata nel 2005, anzi le prime intercettazioni sono del 2004 credo addirittura, quindi a 7 anni di distanza non riusciamo ad arrivare. Questa probabilmente è la sorte di molti processi. Posso fare una domanda su una cosa qua, che non so? Sì. Visto che chi invece, non parlo di Moggi, ma parlo per esempio di Giraudo, ha scelto una strada, un percorso differente, e ha un prima caso, quello va avanti. Quello c'è già stata una prima sentenza, sì, è il cosiddetto diritto plebiale. Juventino, ma tutti lo chiamano Juventoni. Ah, che bello anche questo, bravissimo Valerio, da casa, dai un'email al volo. Da casa questa mail, Mario dice la ricusazione non sarà accettata perché è motivata sul fatto che la casoria era sotto procedimento disciplinare. Ora il procedimento è estinto con una semplice diffida, quindi non sussistono motivi per ricusare la casoria. Quindi il processo continuerà normalmente. Speriamo che sia così, speriamo che si arrivi a una sentenza qualunque essa sia. Paolo Rossi, che sentimenti hai tu seguendo tutta questa situazione, questa evoluzione, meglio involuzione del processo? Ma il primo sentimento, e mi estraneo un attimo dalle mie sensazioni e anche dalla mia appartenenza di fede calcistica, è quello di cittadino. Io sono semplicemente indignato. Se questo processo sul quale si sono costruiti teoremi, informazioni, era un ciclone, si parlava di associazione a delinquere, io ricordo che di questo processo ha parlato il Presidente del Consiglio, è stata spazzata via una società, ma non solo, si è parlato di mafia, insomma se tutto questo si traduce in una bolla di sapone, come cittadino innanzitutto sono indignato. Il secondo aspetto è che mi fa sorridere, non essendo un tecnico delle materie giuridiche, mi fa sorridere quando si parla di clima, perché io ricordo in quella estate famosa che gli stessi PM Beatrice Narducci si espressero con interviste pubbliche a grandi giornali non sul merito della loro indagine, ma sul merito delle sentenze sportive. Il che lo ritengo francamente scandaloso, sul merito, ripeto, delle sentenze sportive. Questo era il clima del 2006. Poi faccio il terzo passaggio, continuo comunque a ritenere che per quello che è uscito fuori, in primis, e credo proprio che a giugno sarà così, la federazione debba togliere lo scudetto dell'Inter e poi si verificherà tutto il resto, ma questi tre aspetti io credo che debbano avere una giusta attenzione perché meritano tutti e tre un supplemento di indagine mediatica, che voi naturalmente fate molto bene, altri direi proprio di no.
Franco Belli. Io domando una cosa, sì. ma scusate, ma tutti i soldi che sono stati spesi per questo processo, a qualunque cittadino italiano non dà fastidio di vedere che sono stati spesi 10, 20, 30, 30 milioni di euro Giuliano, e non c'è neanche una sentenza? No, ma io credo che sia semplicemente grottesco, perché sono lì, tu dicevi 5 anni, in realtà a Napoli sono da 2 anni e mezzo che stanno dibattendo. No, ma l'indagine di partita 5 anni. Ma io parlo del processo vero e proprio. Al di là di questo c'è un aspetto ancora più grottesco e paradossale, che la butta in caciara l'accusa, perché la verità è questa, che è l'accusa che vuole che tutto vada a monte, che tutto venga vanificato, mentre gli imputati vogliono andare a sentenza. E questo è il mondo capovolto. Anzi, vogliono andare a sentenza anche con 2 giudici su 3, e si decide in maggioranza, che sono contro il presidente del tribunale, che sarebbe si è fatto già l'idea. Però permettimi di dire che anche questo è una grave minaccia, certo, alla giustizia, perché se un processo così delicato, dopo aver rovinato la vita a tante persone, dopo aver distrutto una società, dopo averne combinate di tutti i colori, poi viene deciso da 2 giudici all'atere che dicono il contrario di quello che dice il giudice, secondo me è una barzelletta. Voglio... sono processi, adesso io capisco il clamore di questo. Ma poi dovranno scrivere le motivazioni. Ci sono situazioni analoghe anche per processi molto più gravi, cioè adesso non è che... Voglio ricordare che ci sono sempre 3 gradi di giudizio, attenzione, c'è ancora la prima Cassazione, però la sintesi, e poi parliamo di calciomercato con Giulio Mola, che ci rasserena un po', la sintesi pare essere anche questa, cioè... Da tutto quello che si è visto a Napoli, noi abbiamo detto, lo ribadirò fino anche nel letto di morte, non confondiamo ciò che è un processo sportivo da un processo della giustizia ordinaria. Ciò che è rilevante per la giustizia ordinaria può essere determinante per la giustizia sportiva, e quindi queste cose le dovremo poi incrociare, no? Vedere ciò fin dove. Ciò che è emerso da Napoli, perché... però la giustizia sportiva, esatto, può tenerne conto e potrebbe addirittura riaprire non solo il fascicolo riguardante lo scudetto, ma anche il resto. Però ribadisco, faccio l'esempio più banale del mondo, per la giustizia ordinaria dare delle SIM segretamente a degli arbitri non ha rilevanza se non si dimostra che queste SIM hanno poi effettivamente prodotto un reato, per la giustizia sportiva già il principio solo può essere gravissimo. Detto questo, poi so già quello che dico, ma le SIM tutto da dimostrare, che... no, non entriamo nel merito. Dico però una cosa diversa, questo processo, a giudizio anche dei colpevolisti interisti, ce lo diceva per esempio l'avvocato Arnaboldi, ce lo diceva Mario Iepo, ce lo diceva Franco Ordine, è un processo che è stato mal congegnato, che sta andando male, lo vediamo dagli interrogatori, no? Quando l'accusa arriva a convocare un giornalista e come prova chiede a questo giornalista, ma è vero che tal presidente le diceva che secondo lui questi... cosa dimostra? Ribadisco, io ho sentito tantissimi presidenti dire ho perso quella partita per colpa dell'arbitro. L'accusa che sta chiedendo anche nuovi testimoni. Sembra la sensazione, il sospetto, però fondato, è quello che in effetti dice Angelini, cioè che visto l'andamento di questo processo, forse la stessa accusa non abbia così interesse andare a sentenza. E concludo, quello che ha detto la Casoria può essere vero o può essere falso, e che addirittura il procuratore generale di Napoli avrebbe chiesto che lei si astenesse. Perché? Ve lo spiego a casa in parole molto semplici. Sarebbe, secondo questa tesi verosimile, ho qui solo un avvocato che gli elpo, molto imbarazzante per il tribunale di Napoli perdere o comunque non arrivare a una sentenza che gli dia ragione un processo così mediaticamente seguito come questo, no? Perché se tu perdi il processo, se il PM perde il processo, in qualche modo tutto il tribunale di Napoli non ci parla bene. Purtroppo viene meno il cardine fondamentale di tutti gli ordinamenti giudiziari, che è il questo giudice, è un sospetto che è stato... No, che è il giudice naturale, no? Questo è un sospetto gravissimo, perché evidentemente ognuno ha diritto al giudice naturale che è precostituito per legge, no? Quindi tu non puoi sceglierti giudice in questa maniera. Sembrerebbe che invece viene meno questo diritto, perché poi alla fine... No, ma è vero, tu che sei avvocato, è vero che a volte un tribunale
va in imbarazzo se un processo che impalca mediaticamente conosciuto finisce male? Il tribunale no, la procura. La procura? Il tribunale... Sì, procuratore generale. Posso, dire un'altra cosa? Questo sarebbe, scusa Fabio, clamoroso, anche perché non dimentichiamo che questo processo, oltre al problema processuale, diciamo così, ha un grande problema di responsabilità mediatica, perché in maniera incredibile sono usciti due libri interi di accettazioni dal tribunale, e non so da dove sono usciti, questo io non lo so, sì, insomma, dei carabinieri del tribunale, ma sono usciti due libri interi che hanno determinato la storia L'Espresso moderna. L'Espresso ci ha fatto anche tante due libri. Sì, allora Angelini, Fabio, una cosa, tra l'altro questa cosa sarebbe ancora più grave dopo quello che è successo al Tribunale di Roma, dove la montagna ha partorito il topolino, c'è una condanna di violenza privata per il processo Gea, che sembravano due enormi montagne, una ha partorito il topolino, l'altra si sta sfaldando. Tra l'altro vi do una notizia che tra un mese e mezzo inizierà anche l'appello di Giraudo, che ha affiancato all'avvocato Grog l'avvocato Andrea Galasso, che è quello che ha fatto il processo delle plusvalenze vincendolo, e vediamo come andrà a finire. Certo, è ovvio che sapere una sentenza, avere una sentenza del processo, diciamo, con rito ordinario, quindi con i testimoni, le prove eccetera eccetera, sarebbe stato utile anche per quell'altro processo, qualunque essa sia, ripeto, colpevolezza o no. Certo. Vogliamo una sentenza. Va bene. Non vogliamo Giulio Mola, il segreto.